Amici sportivi appassionati di calcio giovanile, ben ritrovati qui dal campo della Fincantieri. Tra un paio di minuti l'inizio della sfida tra Fincantieri e Club Palermo. La battuta di Ceraulo, primo palo, prova ancora ad arrivare Carella, che però non riesce a controllare, si trattava di Fausto. Poi altro pallone messo al centro, l'intervento sul primo palo da parte di Ciaccia. Poi prova a recuperare e a girarlo Ganci all'indirizzo di Cianciolo. Cianciolo evita un avversario, Cianciolo con l'ingresso in area, il tiro, la parata di Martorana. Attenzione però, ancora Club Palermo dall'altra parte, gara senza sosta. Attenzione qui all'avanzata, alla conclusione col sinistro che si perde in fondo al sacco. Vantaggio Club Palermo con il gol di Cianciolo, del capitano, che qui recuperano un altro ottimo pallone. San Filippo dribbla un paio di avversari, il servizio in profondità per la corsa di Lorè. Lorè a tu per tu con Martorana, la palla si perde alta sopra la traversa, occasionissima per lo 0-2. San Filippo va a puntare Garofalo, la palla dentro, Lorè con l'anticipo con la punta, la palla fuori, altra chance ancora per Lorè, per il Club Palermo. I padroni di casa con Gabriel Carella, servizio in avanti, attenzione a Cirmi che può calciare. Cirmi, conclusione sul fondo, forte vento che taglia il campo in laterale, e qui la palla che esce sul fondo per il direttore di gara. Basta così per il primo tempo, che si chiude con il vantaggio del Club Palermo per 1-0. Cristian Carella sul punto di battuta, fischia l'arbitro. Carella, la palla che finisce nel cuore dell'area, il colpo di testa e il salvataggio da parte di Ciaccia. Ci ha provato Gabriel Carella. Attenzione al pallone recuperato con la corsa da parte di Cianciolo. Cianciolo incrocia e trova il 2-0 in favore del Club Palermo. Ancora Cianciolo che realizza all'improvviso. Forse la palla era uscita, non secondo il direttore di gara. Camiolo per il cross al centro dell'area di rigore. Cirmi impatta bene ma non indirizza. Lorè prova a tenerla in campo e ci riesce. Attenzione alla ripartenza del Club Palermo con Lorè che allunga la falcata, prova a chiuderlo Rizzo. Lorè riesce a servire al centro con Ganci che controlla. Ganci in mezzo a due, prova a liberarsi, viene chiuso, l'arbitro concede calcio di rigore. C'è l'opportunità con la conclusione che si perde in fondo al sacco, è la rete del 3-0 firmata da Ganci, che di fatto pone la parola fine sulla partita. Di Bella saltato anche Mallia ma viene fermato, poi fallo su San Filippo per l'arbitro. Basta così, è finita la partita e ha vinto la formazione del Club Palermo 1-0-3 netto, deciso dalla doppietta di Cianciolo, un gol nel primo, un gol nel secondo tempo, e dal calcio di rigore procurato e realizzato da Ganci.